Let's go, butch, sono il vostro Bauer di quartiere, benvenuti a un altro video di The Division. Sicuramente quello che starete vedendo in sottofondo non capirete niente, vedrete solamente io che dropperò Viola in continuazione e ucciderò sempre la stessa persona, ma ora vi spiegherò tutto, state tranquilli. Per prima cosa voglio ringraziare Matti X e Frusta per avermi detto di questo trucchetto, hanno fatto anche loro un video in cui ve lo lascio qui in descrizione, quindi magari fate un salto a loro, ovviamente non sono degli youtuber, lo fanno più che altro per divertimento e per far conoscere quello che scoprono, quindi penso che sia giusto dargli i credits di questa cosa che hanno scoperto. Comunque voglio spiegarvi questa sorta di segreto o trucchetto, come lo volete chiamare, per avere crediti Phoenix infiniti, farmarli all'infinito, avere anche crediti in questo caso infinito, quelli soldi per farmarli, prendere oggetti di livello 30 o 31 viola all'infinito e anche avere una piccola possibilità di droppare il Caduceus. In questo caso, beh, come fare? Dovrete andare al rifugio La Speranza Invernale, in questo caso, che si trova in alto nel quartiere di Times Square. Una volta arrivati lì, sarà semplicissimo, dovrete solamente uscire dal rifugio, girare alla prima a destra e in quel corridoio, in quel sottopassaggio, come lo volete chiamare, in quel porticato così, arrivate alla fine. Una volta alla fine del porticato, girate a sinistra, continuate dritti e troverete un gruppo di nemici, tra cui uno giallo. Ovviamente non uccidete i nemici rossi, ma dovete uccidere solamente quello giallo. Una volta ucciso quello giallo, che si chiama Riproiettile Bullet King, lootate dal suo cadavere, prendete i crediti Phoenix sul suo cadavere, morite e rifate la stessa cosa a ripetizione. In questo modo potrete droppare oggetti viola all'infinito di qualità livello 30 e 31. Io ho trovato un M8, un M4 che è M8 veramente forte. Oltre a questo ho trovato anche delle mod di livello comunque 31 che danno 122, alcune anche 124, quindi vi consiglio di fare questa cosa. E in più avrete la possibilità di droppare il Caduceus, che è uno scarelle molto forte, ha delle abilità molto forti, ragazzi, vi consiglio di dropparlo fino a che non patcheranno questa cosa, o comunque fino a che non ne avrete uno, perché sinceramente è un'arma che dovreste avere come le altre armi nominali, come il Mida, il Liberator e il Tenebre. Oltre a questo, bitches, per chi non avesse il boss, per chi non vedesse il boss, vi spiego io il perché. Siete già stati nella zona di Times Square, avete già ucciso Bullet King e non solo, avete ucciso anche i suoi compagni rossi, quindi il boss non spawnerà più. E in questo caso non potrete farmare i crediti e gli oggetti viola del Caduceus. Ma come fare? C'è un modo per ovviare a questo. Trovate un amico, cercate una persona, spammate nelle pagine Facebook, trovate il modo praticamente per avere una persona che non ha fatto questa cosa ed entrate nella sua lobby. Una volta che sarete assieme a questa persona nella sua lobby sarà molto facile. Cosa dovrete fare? Dovrete fare quello che vi ho detto prima. Bene, andate al rifugio invernale in due, Speranza Invernale, scusatemi, ma fatevi tutto il percorso, arrivate al boss, lo uccidete, vi fate uccidere ovviamente, e quando siete tutti e due a terra e potete premere X per fare il rientro, cosa fate? Lo schiacciate nell'esatto momento, o comunque nel tempo simile. Questo perché? Perché ovviamente quando un giocatore va nel caricamento, anche l'altro dovrà andare nel rifugio invernale, cioè premere il tasto X e andare nella Speranza Invernale. Cosa succede se non fate questo? Ascoltatemi bene. Succede che all'altro giocatore gli registrerà come se il boss è morto definitivamente, quindi mi raccomando, non sbagliate a fare questa cosa, perché sennò rischierete di perdere questo boss per il farming. Se lo fate in 2, in 3, in 4, non so quanti siete e quanti lo volete fare, ricordatevi di morire tutti, di essere a terra, di aver mollato la vita del vostro personaggio, fate un conteggio, fate pronto 3, 2, 1, tac, schiacciate X e andate. Basta che, anche se ci mettete un pochino di ritardo, così non importa, basta che quando il primo giocatore va al rifugio e si vede il caricamento, anche gli altri lì in quel momento hanno premuto X e vedono il caricamento. Mi raccomando, a questa cosa è molto importante. Siamo arrivati alla fine del video, bitches. Spero vi sia piaciuto questo video. Spero vi abbia aiutato comunque questo trucchetto. Ringrazio Mattiax e Einfrusta. L'ultima cosa che vi voglio dire, ragazzi, oltre al video sulle build che me ne sto preparando, sto un pochino spulciando un pochino di modi di poter giocare a The Division, che è molto vario, devo dire. Beh, quello che voglio dirvi è, se vi piacerebbe avere magari una piccola recensione su quelle che sono le armi nominali, come il Mida, il Tenebre, il Caduceus, Liberator, eccetera eccetera, fatemi sapere qui sotto, lasciate un like, lasciatemi un commento, fatemi sapere. Let's go, bitches, ci becchiamo al prossimo video. Woo!